Buongiorno a tutti, come vedete Cafu, gatto Electrovoice, si è impossessato della poltroncina. Cafu, che dici? Mi posso mettere seduto? Anche così non di cerco di non disturbarti, perché lui, guardate come lavoro. Ecco, bravo Cafu, eh? Buongiorno a tutti. Allora, teniamo d'occhio Cafu quello che fa, che lui è curioso, va bene. Stavo vedendo il primo video che ho pubblicato il 4-10-2021. Mi ricordo che inviai appunto uno spezzone di un video di 6-7 minuti presso un negozio che voi conoscete, ma che non gli voglio fare pubblicità, e che aveva creato questa iniziativa carina di mostrare gli impianti degli audiofili. E così ho detto, ah, quasi quasi gli mando anche questo. Vediamo un po' che succede. Mi ricordo che dopo 3-4 mesi ho contattato appunto questi signori, dico, ma come mai state facendo vedere tutto meno che il mio? No, perché ce ne abbiamo tanti, eh. E pubblicarono appunto il mio video quando avevo i due sub da 18 pollici e le ZLX15 attive. E un video smozzicato, roba dei 2 minuti, tagliato, e da lì iniziarono furibonde contestazioni, me ne dissero di tutti i colori, e poi questi signori piano piano mi hanno dato forza e sono stati tutti annientati, sono scappati tutti, e praticamente si sono ripresi il posto a loro consono, cioè quello di spazi prettamente dedicati agli audiofili di primo pelo, quelli che sono nati oggi e non sanno nulla di alta fedeltà. E chiaramente, come voi sapete, ne ho fatti parecchi di video. E intanto vi volevo informare che appunto all'epoca io parlavo di queste piattaforme su cui noi possiamo sentire brani, musica liquida, FLAC, HD, lossless, di tutti i vari formati. E appunto all'epoca io provai Qobuz, e pure lì si scagliarono contro di me, perché appunto io affermavo che poi alla fine qualsiasi tipo di supporto se la battono tutti, insomma, voglio dire, pochi giorni che diciamo sto provando Amazon Music, la stessa cosa, insomma. Nel senso che ci possiamo trovare tracce udibili, soddisfacenti, e tracce inascoltabili, tracce che sono state fatte proprio a mestiere per l'audiofilo, quello esigente, che ha impianti importanti di fascia alta, a cui piace sentire questo medio alto, molto aperto, frizzantino, dettagliato. Poi dopo, quando ne ho ascoltate parecchie in questi giorni di tracce di tutti i generi musicali, quando poi si va al concreto, quando poi ci sono i piani orchestrali, ci sono dei brani che fanno letteralmente vomitare, perché sono, pure questi sono compressi, signori. È un altro tipo di compressione, ma siamo a parlare delle stesse cose. Pertanto
ad oggi io continuo a affermare che su YouTube, la piattaforma YouTube, si possono ascoltare brani che vanno pure meglio di quelli che ho sentito io, perché continuo a fare questi giochetti. Mi vado ad ascoltare un brano su Amazon Music, l'ho ascoltato in precedenza su Qobuz e così. Insomma, sono pochissimi, sono 100 milioni di brani che ci mettono a disposizione, ma sarà 2% quello, i brani che suonano veramente bene, bene. Ripeto, con due strumenti suonano tutti bene. Poi quando ci sono i pieni orchestrali, il disastro più totale, il disastro più totale. Comunque, intanto voglio ringraziare chi è che praticamente mi ha supportato per questa mia iniziativa che si svolgerà, ve lo ripeto, il 16 e 17 novembre presso l'Hotel San Juan de Ávila in Roma, via Pietro de Francisci 158, lì è l'entrata, diciamo, principale, dove troverete parcheggio, c'è cioè una traversa di via Aurelia a spalle a raccordo, per chi è di Roma, la traversa la troveremo a destra, prima del famoso Hotel Ergife. Poi c'è un'altra entrata pedonale che si trova a via Aurelia Antica dalla parte opposta, in via di Torre Rossa 2. Mi sono arrivate diverse mail che ci sono persone che hanno addirittura prenotato in quell'hotel, che vi consiglio perché è un hotel molto bello e poi sta veramente a 5 minuti da San Pietro e dal centro. Mi avete chiesto pure come poter raggiungere chi è di Roma, per esempio, oppure chi è che viene da fuori, come poter raggiungere con i propri mezzi o con, che ne so, arrivata a Termini, non uscire dalla stazione, scendete metro A e scendete praticamente alla stazione Cornelia, a piedi c'ho 5 minuti. Pertanto, chi è che volesse raggiungere l'Hotel San Juan, metro A, stazione Cornelia, e 5 minuti si raggiunge l'hotel. Poi vediamo un po', andiamo avanti. Continuo, a parte questo, apro un preambolo. Qualcuno li ho scioccati a Saschiacci, li ho scioccati gli ultimi video che ho visto, a me mi viene da ridere. Adesso non gli fa più il cacciatone, la telecamera sta qui, gli fa col segno così, non parla più, adesso gli fa con i gesti, guarda, sta lì, guarda lì, guarda lì, e questa cosa è simpatica, questa cosa è piacevole. E allora, mi sono preparato già, praticamente sono 2, 4, 6, 7, 8 tracce, 8 tracce, 8 tracce, 8 tracce che classica, jazz, pop, brani live ci sono. Su CD, voci maschili, femminili, tutti i tipi di strumenti, percussioni, brani, tracce, no, plin 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 plin, din din din, quelle le sentirete una settimana prima alla mostra Ai Fideli, lì sentirete tutto, con quei impianti mega galattici, lì sentirete plin 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 plin. Da me quelle cose non sono contemplate, un sistema del genere si rifiuterebbe di suonare con plin 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 blam blam, con una voce, un pianoforte, no, quelle cose no, sono tutti brani belli, energici,
farò ascoltare pure nella fine, che è un brano. Sto vedendo di inserire un paio di minuti di Sirius di Alan Parsons, non so, andate a sentire, faccio sentire proprio gli impianti quelli seri come suonano, e non è che dove si al centro sentirete meglio, ma non vi preoccupate, anche se state defilati non ci sono problemi in ascolto, non è che l'impianto sparirà, state tranquilli, sarete in ostaggio 40-45 minuti. Mi sono già organizzato, appunto, c'è intanto il mio amico che saluto, Matteo Caponi Service, che mi metterà a disposizione, non posso far segni strani, e qualcuno se ce la tira, ci avremo tutto doppio e triplo, ci avremo finali di scorta. O avrò un'assistenza per quanto riguarda prolunghe e cose che mi metterà a disposizione. Sto cercando pure materiali per rendere la sala acusticamente migliore. Poi, per finire, qualcuno che mi manda messaggi, mi dice: vai a sentire quello che hanno detto due signori così, che continuano a ripetere che gli impianti, i diffusori come queste Deltamax, povere Deltamax, nate per stare, come vedete, per aria lì, 100 Deltamax per aria, oppure i sistemi Array XE, sempre 1152 Deltamax, sono sempre Deltamax, quelle che vedete in questo impianto degli ACDC, quelle lì che sono tante, io gliele farò sentire, due di quelle, ve le farò sentire in un ambiente come quello che usiamo noi, grosso modo quello lì, dividerò la sala, ci avremo, e voi potrete così sapere questo vi svelerò sto segreto, e vedrete che questi diffusori qui usati là fanno un lavoro, usati a 3, 4, 5 metri ne fanno un altro, ma saranno sublimi, sentirete un vero impianto di alta fedeltà, con tutti gli attributi, senza coloriture, perché ho sentito affermare in questo video, giustamente, sai perché i diffusori consumer, ecco, tipo Sonus Faber, hanno la loro personalità, suonano da Sonus Faber, quell'altro suona e qui non ne sentirete tutte quei minchiate, questi sono diffusori, è un sistema neutro, che vi fa sentire la traccia come si deve, no, plin plin plin, quelle cazzate da me non le sentirete. Anzi, io invito pure quelli che non mi hanno scritto, sarete curiosi, venite, ma questa sarà, io non è che so la i fideliti, le posso fare una volta queste cose, poi però in futuro, siccome ci sono rimasto male, e poi nel finale video ve lo dirò, devo organizzare qualcosa per questi signori perché ci sono rimasto male. Comunque, io vi aspetto in molti. C'è gente che io ringrazio, ha già prenotato aereo, e chi da Sicilia, chi dal nord che vengono. Come vi ripeto, qualcuno ha già prenotato in hotel. Praticamente lui si abbano mattina, arriva, scende, bello fresco, e mi vedrà pure lavorare appunto in questa sala. E insomma, spero che veniate in molti perché è un'occasione da non perdere. Almeno vedo chi è sta mettetevi una maschera tipo Fantomas, se venite lì, vi sentite il sistema, questa è un'occasione unica, no? Per sentirlo e sapere principalmente se questi diffusori possono suonare, e ve lo dico io,
Sì, è su un banco mixer, questi qui li mettiamo a posto di quelli che conosciamo, perché che caratteristiche tecniche sono proprio talmente superiori che non c'è bisogno di fare confronti. Queste potrebbero stare così o così sopra un banco mixer, tranquillamente. Possono fare quel lavoro lì quando sono in esercito e possono fare il lavoro che ci serve a noi, come vedete qui. Senza problemi, per saperlo dovete venire a scortare il sistema. Per terminare questo video, intanto, qualcuno che sia interessato ad acquistare prodotti Attivi Pro di varie marche, intanto vi do un'indicazione, vi do un consiglio. Potete rivolgervi a RT di Perugia. È un bel negozio, andatevelo a vedere. RT, Alessandro Roselletti è il proprietario. Qualsiasi cosa, già ieri sera mi ha chiamato un vecchio audiofilo che ha cose bellissime a casa, però lui mi ha detto: sai Sante, c'ho di tutto, c'ha tre impianti e mi sto divertendo di più con c'ho due Westlake e non c'è paragone con tutte le cose che c'ho. E vi garantisco che c'ha svariati diffusori, svariati aprire, c'ha Marantz 8B, è quello più piccolo, per farvi capire. E se è stufato, e praticamente oggi pomeriggio si metterà in contatto con questo negozio RT di Perugia, con Alessandro Roselletti. E chi abita nei vicinanze di Perugia o da Roma se va nata a sentire quelle filastrocche e fate centinaia di chilometri, va nata a sentire quelle mostre con quei impianti lì improponibili a quei costi lì, andate pure a fare una passeggiata presso questo negozio che si sta organizzando per mettere a terra diversi tipi di sistemi in modo tale che avrete la possibilità, stando seduti, di sentire i diffusori Attivi Pro come suonano. C'ha diversi brand e ve l'andate a sentire. Alessandro Roselletti, RT di Perugia. Perché io vi sto a dire? Perché io ho mandato delle email a tre negozi qui dei più conosciuti a Roma che vendono Pro. E non mi hanno manco cagato, non mi hanno neanche risposto perché questo pure. A parte Roma è bella, ma è piena di ignoranti. Io ci sono rimasto male perché prima ho preso accordi anche a livello telefonico prima, non è che ho mandato una mail così. Sì, manda, manda, ma nessuno ha risposto, nessuno si è messo una mano in tasca e vi ripeto, questo ci tengo. Troverete personale di Peter Pan, l'associazione che aiuta e cura i bambini gratuitamente, c'è una struttura bellissima, bambini malati e adolescenti di cancro, e mi raccomando fate una piccola offerta perché facciamo una cosa bella per questi ragazzi. E appunto, neanche, cioè, io gli avevo mandato bello l'organigramma, la mia iniziativa parallela, no? A parte i giochi che facciamo noi. Neanche a di qualcuno ha detto te do 20 euro, 50 euro, li mandiamo lì, zero, proprio zero. Questi signori, ci penserò io a questi signori. Più là vorrò fare una cosa, gli toglierò parecchi, parecchi clienti, ma gli devo togliere perché se la meritano. L'unico, ripeto, che voglio dire che ha capito che nel suo piccolo però mi ha aiutato, tant'è vero che diciamo che alla fine l'evento è terminato. Manca tanto così del budget che mi serve, perché ripeto, io non sto alla iFidelity. Però questi signori qui danno migliaia d'euro a quei cagate lì, perché stanno con piede di qua e piede di là, come si dice a Roma, no? C'hanno il proppo, c'hanno l'hi-fi, che sei matto. Se vengono a sapere quei signori che mi hanno aiutato, o
oppure hanno partecipato di riflesso, capirai, una tragedia, ma noi, io anzi, non noi, possiamo dire anche noi, io e i miei collaboratori, siamo pochi, siamo 3-4 persone, ognuno c'ha il suo settore, li distruggeremo a questi qui. Questa robetta qua, questa che vedete, io non cambierò una virgola. Delta Max 1152, XS702 finali, processore di X38, Sub TX18 SP e il piccolino Gussard, del piccolino Gussard da 500 euro. Venite e vi renderete conto che li spazzerò via. Li spazzerò via. Così dal prossimo evento, saltranno, prima di andare a vedere la mostra, quelle mostre lì, passate dal fornaro, come si dice a Roma, no il fornaio, dal fornaro, ve fate riempire una busta di ricotta e ve presentate con quella lì il prossimo anno. Però venite, dovete venire, questa è un'occasione che voglio dire che vi dirà come suonano i sistemi pro. Potete toccare con mano, sentire come va il diffusore professionale che fa quel lavoro lì, no, come dicono nei video, no, perché lì i contesti sono enormi. E io lo so che sono enormi, certo che ci potevo mettere la roba vostra per fare un lavoro del genere, ma da quei contesti così grandi Santefelli ne ha prese due di quelle, solo due, se le porta in un ambiente come quello che noi utilizziamo per ascoltare musica e ci divertiamo. Lì saprete, lì dovete venire, fatevi una passeggiata. Vi metterò bei brani, ci divertiremo. E niente, io chiaramente sto terminando alcune cose, chiaramente, essendo da solo, insomma, mai fatta una cosa del genere, è un bel impegno, però ripeto, c'ho i miei amici, i due o tre amici che mi stanno dando veramente una grande mano, chi per una cosa e chi per un'altra, e vi aggiornerò a mano, di quando ci avviciniamo all'evento, però intanto andate a sentire la settimana prima, riscaldate le orecchie con plim, 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 plim. Poi venite da me e vi faccio sentire la sostanza e non le chiacchiere che quando non si conoscono certi prodotti bisogna fare scena muta, parlare di altro, non mischiare professionale. No, perché il professionale, il monito che si usa da studio fa un lavoro, il professionale ne fa un altro, tutte minchiate. Il monitor da studio serio, serio, no quelli pubblicizzati che vediamo nelle mostre audio, quelle sono scatolette da 10.000 euro, niente di più. Io sto a parlare dei main, quelli seri da studio, quelli grandi. Quelli lì fanno sì un ottimo lavoro lì, magnifico, ma se quelli lì prendiamo e ci portiamo a casa, suonano da Dio. Se questi qui da quei posti lì ne prendiamo due e ci mettiamo qui, come sta Santefelli, faranno un lavoro eccezionale, lavoro che l'hi-fi e l'hi-end si sogna. Vi ringrazio. E mi raccomando, Hotel San Juan de Avila 16 e 17 novembre, venite e scoprirete se chi è che dice cazzate, o scoprirete subito, immediatamente. Grazie a tutti, alla prossima.